Coi primi anni dell'Ottocento ha inizio in Italia un lungo processo di trasformazioni che investe il campo politico, sociale e culturale. L'età napoleonica vede il crollo dei vecchi stati assoluti e la nascita di repubbliche alimentate da profonde esigenze innovatrici e forti aspirazioni patriottiche. Il Congresso di Vienna del 1815, con la restaurazione, determina il ritorno dei vecchi regimi reazionari, senza però annullare questa esigenza di rinnovamento. Queste tensioni animeranno tutto il Risorgimento, sostenuto dall'emergente classe borghese, che mira ad emancipare l'Italia per allinearla con il livello di sviluppo delle altre nazioni europee. Sul piano culturale, l'età del Risorgimento coincide con la nascita del movimento romantico italiano, che assume connotati civili e patriottici, espressi soprattutto dagli intellettuali lombardi. In quegli anni, la vita culturale subisce una profonda trasformazione grazie alla nascita di due nuove istituzioni per l'elaborazione e la diffusione del sapere: l'editoria e il giornalismo. In alcune città si assiste a una grande crescita della produzione libraria. A Milano, nel 1827, esce la prima edizione di due opere fondamentali, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e le operette morali leopardiane. Parallelamente nascono importanti riviste come la Biblioteca Italiana e il Conciliatore. A Firenze l'imprenditore Giampiero Viusseux fonda l'Antologia, il giornale che raccoglie le voci dei liberali toscani, e apre un gabinetto di lettura dove si riuniscono i maggiori scrittori dell'epoca. Lo stesso Leopardi, pur prendendo le distanze dalle posizioni dominanti, frequenta i maggiori circoli culturali e proprio a Firenze avrà modo di incontrare Manzoni e molti altri intellettuali che getteranno le basi ideologiche della futura Italia unita.